Attraversiamo le barriere dello spazio e del tempo. Rincorriamo inconsapevoli un sogno, sospinti dalla forza dell'amore, quello eterno, immortale. Chiudiamo gli occhi, li riapriamo. E dopo il buio un'altra luce, un nuovo inizio. Siamo alla fine, siamo all'inizio. Questi sono attimi eterni, umani riflessi, preziose espressioni di linfa vitale. Attimi eterni e immortali, ma brevi, brevissimi, intensi, vitali. E passato, presente. Presente e futuro si intrecciano, ora e sempre. E percepiamo l'amore in un battito di ciglia, immenso. Immortale, perché è tutto, fugace riflesso di un palpito di cuore, perché eterno è il vero amore. Spirito Santo, preghiamo. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Nemmeno una parola hanno speso per te, che giocavi ogni mattina nel bosco a rincorrere le farfalle, quando ancora nessuno immaginava quale sarebbe stato il tuo destino. Maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. No, non questa volta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo in pace. Morta per amore, hanno detto. Qualcuno ti ha spezzato il cuore e ha diviso la tua anima dal corpo. Ma io non lo lascerò vivere. Stasera non banchetteranno con le tue spoglie mortali per te o altri progetti.
Perché eterno è il vero amore e ha un nome, Aminta. Riempirò questo calice. Lo riempirò di te, Aminta. Dolce amor mio. Ora che ho violato l'arcano segreto di Nicolas Flamel, l'immortale. Che senso c'è nella tua morte, Isabel? Così pura e meravigliosa che sembri ancora viva. Già Paracelso creò l'homunculus, partendo da una radice di mandragola. Ma io farò di più. Sulle orme di Cagliostro, del conte di Saint-Germain, di Girolamo Segato, del principe di San Severo, di Francesco Borromini e degli altri grandi maestri del passato, cercherò di realizzare l'impossibile, di riportare in vita la materia inerte, inondandola del tuo spirito immortale. Aminta, perché l'amore, lo so, vincerà anche la morte. Così ti vendicherò. E finalmente porrò la parola fine a questa storia, fatta d'odio, di amore, di felicità e dolore. La tua storia, Aminta, la nostra storia. Una storia che ha inizio molti secoli or sono, quando io, Dante, indossavo forme femminili e avevo un altro nome. Il mio nome era Artemisia. Aminta. 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 Sono io. Potrebbero sentirci. Ma siamo soli. Finalmente. Sì, certo. Dove eravamo rimasti? Sul più bello. Lancilotto stava per baciare Ginevra. Dama, fa galeotto, gran mercè. Baciatelo dunque innanzi a me per cominciamento di verace amore. Del baciare non veggo io ora né luogo né tempo. E non temete che io così volentieri non ne sia desiosa quanto egli ne sia. Ma quelle dame son là che si meravigliano molto di che noi abbiamo fatto tutto questo tempo. E non potrebbe essere che non lo vedessero. E non pertanto, se glielo vuole, io lo bacerò molto volentieri. E degli ne sia così. Fa galeotto, non dubitate punto del suo volere, che ci è tutto. E sappiate che niuno se ne accorgerà, perché noi ci trarremo in disparte tutti e tre insieme, come a prender consiglio. Di che mi fa? E si lo bacia innanzi a Galeotto, assai lungamente, tanto che la dama di Maloarto s'accorse che ella lo baciava. Sono a un passo dalla meta. Il tempo scorre lento. L'ansia mi soffoca. Vorrei amarti e stringerti ancora a me. Ora, amore mio, queste erbe ti riporteranno qui, in questo tempo.
Devo solo aver pazienza. Ma quanta ne ho già avuta fino ad oggi. Metempsicosi. Dal greco, trasmigrazione dell'anima. Già i greci, secoli e secoli or sono, furono precursori degli alchimisti secenteschi e di tutti quegli amabili folli che tentarono di raggiungere l'immortalità, superando le barriere fisiche dell'essenza corporea, indagando l'universo animico, ancora inesplorato e sconosciuto ai più. Grazie, Ferecide di Siro. Grazie, Pitagora. Grazie, grandi sapienti del passato, perché è merito vostro se questo universo oggi mi è meno sconosciuto. Da questo tramonto sorgerà un nuovo sole, il tuo, Aminta. È giunto il tempo di riportarti tra noi. E ora siamo giunti alla fine. Una fine. Un nuovo inizio. Tutto è pronto per l'invocazione. Ti aiuterò, mio dolce amore, a ritrovare un nuovo corpo. A tal fine ci sarà d'aiuto il testo occulto di Eliphas Levi. Chi non è curioso di natura vive e vegeta, mosso dalle correnti della vita, rimane un'ombra nella storia. Ma io sono curioso. La mia curiosità mi ha portato a causare danni in passato. Queste sostanze vanno maneggiate con cura, altrimenti possono provocare danni. Ma dai nostri errori impariamo a non sbagliare più. E raffiniamo la nostra arte e scopriamo cose sempre nuove. E adesso è giunto il momento di agire. Aminta, ti prego di rispondere alla mia chiamata. Vieni a me. Aminta, ti prego di rispondere alla mia chiamata. Vieni a me. Aminta, ti prego di rispondere alla mia chiamata. Vieni a me. Aminta, ti prego di rispondere alla mia chiamata. Vieni a me. Aminta, ti prego di rispondere alla mia chiamata. Vieni a me.
un'incredibile stanchezza invade le mie membra. Il rito mi ha svuotato della mia energia vitale. La vista mi si annebbia. La luce diventa oscurità e silenzio. Impronte. Quale prodigio. Il destino mi avverso. Sono giorni, anzi mesi ormai, che raccolgo erbe e appunto sul mio diario l'esito delle mie ricerche. Ora mi trovo costretto a cercare nuovamente tutta la materia prima e a ricordare i miei appunti. Dato che sbadatamente il diario è andato perduto. Tuttavia, non permetterò che ciò interrompa il mio lavoro, il corso delle mie ricerche. L'esperimento di questa notte è riuscito, ma solo in parte. Lo spirito di Aminta ha cercato di manifestarsi, ma non ne ha avuto la forza necessaria. Incorporee entità devono aver agito stanotte nel bosco, interferendo con il piano materiale, trafugando i miei scritti. E sei stato tu, mio dolce Aminta. Se è così, leggi del mio amore, dei miei sogni e delle mie speranze. Da quando ho ricordato, non trascorre giorno che non pensi a te. La mia scienza vincerà la morte e spezzerà le barriere dello spazio e del tempo. Devo rafforzare i miei poteri mediante la meditazione. Ho bisogno di maggiore concentrazione. Ma come faccio a stare tranquillo se ho perso il mio diario? Devo liberare la mente da ogni pensiero. Devo rilassarmi. Devo concentrarmi. Devo concentrarmi. Ma il dolore ha tinto di sangue il mio passato in maniera indelebile. Il sangue e il dolore macchiano il mio passato e ancora oggi mi fanno sussultare, come fosse ieri. Tanto che la dama di Maloalto s'accorse che ella lo baciava. Che c'è? Non siamo più soli. Non lo siete mai stati. Vista, signore, la mia ricompensa. Non volevo credergli. Io mi fidavo di te, Artemisia. Ho tradito l'onore della mia famiglia, il mio onore. Per questo tu sarai punita. Io non temo la morte, ma ti prego, lascia vivere quest'uomo. È tutta colpa mia. Messer Aminta, hai giaciuto con mia moglie per l'ultima volta. Lei non ti ama. Lasciala libera. Io non svendo le mie proprietà. Forza.
Torna al tuo castello. Amore. Signore, signore, la spada. Aminta, ti prego, ti invoco, vieni, adesso. Aminta, ti prego, ti invoco, vieni, adesso. Chi sei, o anima solitaria? Dimmi il tuo nome. Aminta, nel nome degli spiriti dei defunti, degli avi, delle divinità dell'oltretomba e di colui che regola l'universo, prendi possesso di questo corpo, il tuo nuovo corpo.
profanazione è riuscita. L'invocazione è andata a buon fine. Amore mio. Aminta. Sì. Amami. Aminta. Vieni qua. Ti sta mentendo! Tu! Che significa? Chi sei? Non mi riconosci, vero? Aminta. Sogniamo dei luoghi che non avevo mai visto. Poi un giorno, mentre passavo per questo bosco, ho avuto uno strano malessere. E allora capii che stava per succedere qualcosa di particolare. Qualcosa di antico, qualcosa di potente. Poi ho visto te. Io ti conoscevo anche se non ti avevo mai visto prima. I tuoi scritti mi hanno illuminato. Mi hanno risvegliato da questo torpore che chiamiamo vita. Ora ricordo tutto. Ma allora lei? Chi è? Il corpo di quella donna è posseduto dallo spirito malvagio del conte. Uno spirito maledetto, condannato al fuoco dell'inferno, all'oblio, per aver tolto la vita a due amanti. Due traditori. La mia vendetta non avrà mai fine. Troppo tardi. Il veleno sta già cominciando a fare effetto. Veleno? Sì, quello che ti ho somministrato poco fa, mentre dormivi. Avrei potuto fingere di essere il tuo amico per sempre, ma l'odio è stato più forte. Aiutami. Portami dentro.
Ritornerò. Mi ritroverò. Sempre. Non credo proprio. Ah, dama Fagaleotto, non dubitare punto del suo volere che ci è tutto. E sappiate che ognuno se ne accorgerà, perché noi ci trarremo in disparte tutti e tre insieme, come a prender consiglio. E che mi farei ora pregare, Fael? La morte, la vita. La vita, la morte. Per ogni uomo che muore, ne nasce uno nuovo. E poco importa la forma, che sia uomo o donna. Ciò che conta è la sostanza, che è eterna. Questa è la vita. Un ciclo. Un roboro che insegue la sua coda, una regola naturale. Si nasce, si vive, si muore e si ritorna, per poi ricominciare.